idea, ragazzi. Ah, vacanza, io. Dico, buongiorno, buongiorno, benvenuti, benvenuto al nostro ospite che sta arrivando adesso. Qua. Oggi siamo andati tutti tardi, dai. Bene lo stesso. Buongiorno Silvia Strano, benvenuta. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Come state? Fantastico, adesso che ci sei, fantastico. Ragazzi, però sono passata in edicola, ho fatto ritardo. È la nostra spacciatrice di è la spacciatrice di Sheets. Ecco, allora, 7 gradi, sì, però una bella arietta. Devo dire che in bicicletta la senti, no? Sì, no, sì, infatti sono arrivata in macchina, a piedi. Ecco. Non fa caldo, diciamo che non è proprio il tempo degli altri giorni, però dicono che dovrebbe passare dopo 3-4 giorni, vabbè. Sì, super, speriamo. Corriere della Sera, prima pagina, eccolo qua. Eccolo lì, vai pure. Il Piccolo, prima pagina. E La Stampa. Benissimo. Detta anche... La bugiarda, la bugiarda. Ecco, allora da tempo, sì, sì, da tempo mi muovo solo così. Ne so qualcosa locale, ogni tanto qualche piccolo. Qualche sbaglione c'è? Sì, scappa. Vediamo. Buongiorno Serena Tettoni, buongiorno ad Andrea Scotto. Buongiorno, io sono alla diretta di venerdì. Sì, no, ma faccia molto con calma, perché io non vorrei che lei si agitasse, che poi le va fuori il porto il cappello. No, più veloce di così comunque non riesco a andare, perché questa fa proprio così. No, ma è che lui continua a dire che il suo telefono è il mio. Beh, certo. Noi che abbiamo iPhone. Sì, ma noi siamo figli di Dio. Sì. Allora poi abbiamo lui. No, devi sapere che quando abbiamo iniziato a fare 5 anni fa questo programma, lui mi ha detto, io ho un telefono che va benissimo per questa cosa. Sì. Era un iStone. Quello dei Flintstone. Allora, devi sapere che quando si collegava, a suo piacimento, poteva capitare che era 3 giorni prima, 5 giorni dopo, non riusciva mai a beccare la giornata, cioè se beccava la giornata era una... Salutiamo Serena Tettone, Andrea Scotto, Sergio Giordano, ma erano tutti congiunti che arrivano un mattino presto, bene. Bravi, benvenuti. Qua abbiamo spostato la telecamera. Si è spostata la seconda... No, si è spostata la prima? Non che si spostava. Avevi tu pasticciato, come al solito, tagliandomi fuori perché non volevi che io fossi anch'io vicino a lei. No, perché è stato bello. Lo so, anche in Clubhouse lo stanno dicendo. Ormai parlano di me e del mio amico Topo, che abbiamo tutti e due dei nickname. Dado e Topo, una coppia di ferro. Ieri sera siamo stati acclamati anche da Roma, dove c'erano più di 100 persone, e hanno detto non possiamo non salutare. Bella massa, dicevano. Sì, come ti ricordi come succedeva a noi tanti anni fa? Che quando? Quando la gente ci scopriva e diceva sì, ci salutavano per strada. Avevamo andato in televisione diverso tempo, poi... Cioè, poi una televendita di materassi Telecity, parliamo di Telecity. Sì, no, ma salutiamo gli amici di Telecity. Diciamo che dagli 80 in su spopolavamo. Sì, io però il ricordo più bello ce l'ho di questo signore in bicicletta che continuando a pedalare mi ha detto bravi, aumentate il volume però domani. E ha continuato ad andare. Maurizio Bensi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Maurizio. Va bene, notizie da Alessandra, abbiamo qualcosa di fresco? Sì, purtroppo abbiamo un lutto del presidente della provincia che è mancato, ex presidente della provincia, sì, che comunque era chiamato sempre presidente, però. Sì, ma tra l'altro è stata una cosa, non è stato Covid, ecco. Non è stato Covid. È un evento così immediato che è capitato sabato, mi sembra. Sì. No, ne parliamo ora. E per il resto delle notizie nessuno. I vaccini pare che stiano arrivando, o sbaglio? Ma le vaccinazioni continuano, anche alla Valfrelia hanno fatto anche a Pasqua, quindi noi diciamo che non però siamo... un ritmo... Noi abbiamo dato i numeri di quei 100.000 di Pasqua, quindi abbiamo fornito i numeri di... No, però stanno arrivando un po' più, vabbè, chiaramente man mano che arrivano... Si potrebbe fare di più però. Non lo so, io sinceramente... No. Alla fine penso che insomma siano tutti lì a lavorarci. Come dei matti. Parliamo di quello che succede fuori dall'Italia, perché
è di questi giorni la chiamata da parte di Draghi al Big Pharma, agli amministratori di Big Pharma in combutta con la von der Leyen, perché comunque vogliono aumentare la pressione su questi distributori che non stanno rispettando gli impegni, e poi ne abbiamo già parlato, impegni presi in maniera un po' farlocca. E tra l'altro è un grave problema, ma questo lo sta creando in tutto il mondo, l'India, che non accetta più di esportare i vaccini, quelli che vengono prodotti all'interno del suo territorio per distribuire alla sua popolazione, e stanno dei grossi problemi a tutto il mondo, perché quelli che partivano da lei erano per lo più metà orientati ai paesi poveri, sottosviluppati, che magari li pagavano meno o comunque ne avevano meno, e adesso non ne hanno, quindi avremo un problema anche di quella massa di persone che non saranno vaccinate. In più, con questo governo nelle gran parte ce le prendiamo anche noi in casa, quindi diciamo che la farfalla che muove le ali in Cina fa dei disastri anche dalle nostre parti. Ma questo l'abbiamo detto più volte, no? Un bullone che non viene prodotto in una fabbrica del Bangladesh potrebbe bloccare una catena di montaggio di auto o di altri materiali. Ed è per questo che noi ci affidiamo alla CIA. Per cui tutto, dove è possibile, mangiamo quello che la terra del nostro territorio ci dà. È un salto abbastanza ardito. No, ma adesso io non volevo che tu parlassi. Pensavo che dicessi di Zaia pronto per Sputnik. Allora non mi ha telefonato. A Zaia gli avevo detto, per favore, se vuoi dare notizie chiamami. Esatto. Eravamo d'accordo, così mi aveva detto che mi dava l'esclusiva con zio Vladi. Adesso tanto zio Vladi te ne manda meno, quindi, perché adesso sto trattando per Cirio. Io e Flamini abbiamo l'esclusiva per l'Italia, zio Vladi, perché noi zio l'abbiamo sempre trattato bene, non come facevano altri che ne parlavano male. Qua torno su quel discorso dello Sputnik. In Russia ne stanno vaccinando poche. Sì. Allora, i dubbi sono, secondo me, due: o hanno una produzione talmente scarsa che anche per metterli in giro per il mondo, o è forse più probabile quella, conoscendo zio Vladi, è che Sputnik sta diventando un'arma politica, perché viene distribuito a Cuba, nel Sud America, in Centro America, in alcune regioni dell'Africa. E non viene distribuito in Russia, non viene distribuito, allora, attenzione, milioni. A Mosca ieri si girava senza mascherina. Perché poi c'è gente delle terre lontane, cioè c'è gente non si è comportata bene con Vladi, che è nei territori più reconditi. Se tu ne parli male, lui perché ti deve vaccinare? Lui è un amico, ma... Sì. Per esempio anche quello lì che è andato in Germania a farsi curare perché non stava bene. Sì. No? Adesso ha di nuovo un po' di fastidi. Diciamo che non lo lascio uscire dalla cella. Sì. Ma pare che non sia stato tanto bene. Allora, se non ti copri. Non deve bere tè. Ecco, non deve bere tè, gli abbiamo già detto. Solo caffè italiano. Esatto, meglio se il caffè del fanciotto. Sì, esatto, io infatti forse ho l'immagine di delle persone un po'. Anche perché quando vanno da zio Vladi, grazie, ma te io non lo prevedevo. Io mi comporterei così. Allora, però ci sono i pacchetti per andare in Russia a farsi il vaccino, quindi praticamente addirittura il turismo vaccinale. Sì, ormai stai diventando. E certo. Anche in Bosnia. Anche negli Emirati, se arrivi e vuoi, ti vaccinano anche nell'aeroporto, a pagamento. Dicevo, vuole il vaccino così si muove meglio. Ma leggevo che anche in Bosnia ci sono gli imprenditori italiani che stanno organizzando dei viaggi per la Bosnia. Allora, nel frattempo salutiamo anche Rosalba Cugnaro, buongiorno anche a te. Carlo Maria Giaiot, buongiorno, sempre Forza Grigi. Cosa ci dice di Grigi, Carlo Maria? Qui Roberto Carboni invece ci dicono, ieri ho vaccinato mia moglie, aveva il freddo, tutto ok però. Sì, va bene anche. Va bene anche alla Valfrey, quindi si è trovato bene. Mi hanno detto che il servizio è perfetto,
di una gentilezza encomiabile. Beh, noi possiamo dire altrettanto dell'ospedale. Noi mio padre doveva andare lì alla Valpre. Hanno chiuso lo spot vaccinale da Cristo. Ah. Dovevo andare lì. E anche tua madre questa settimana, no? Sì, 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 lo stesso giorno. Sai che loro fanno tutto. Sì, sì, insieme. Sì. Hanno preso da noi, se danno. No, eravamo preoccupati perché se uno delle due fosse stata vaccinata dopo, succedeva l'altra ci faceva la stessa età e tutto, dice, ma come? Qua c'è qualcosa sotto, esatto. Come una raccomandazione capace, no. No, 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 invece tutto è buoni, date insieme e quello non c'è, no. Sì, tutti in serbe, sì, sono più smart in serbe, sì, ma poi pagando. Buongiorno Maietto, benvenuto. Ecco, come ti sei comportata ieri? Molto bene, no? Sì, grigliata, sì, io sono stata... fatto? Sì, sì, grigliata con i miei genitori, basta, famiglia e genitori, sì, sì, quindi due, noi, basta, finito. Ecco. Sul terrazzo però, all'aperto, sì, i miei genitori sono già stati vaccinati, sì, perché sono ultra ottantenni. Sì, sì, no, più che altro è un discorso di tranquillità, cioè averli in casa e sapere che sono vaccinati ti senti anche meno... No, ma poi sì, abbiamo anche mangiato all'aperto, quindi siamo stati, abbiamo quel lasso di sole che c'era. Certo. Poi ho cominciato a lavorare male prestino. Sì, è aumentata l'aria. Certo, però col sole era estremamente piacevole ieri. Sì, tanto è vero che io ho fatto anche il bagno in piscina. No, in questa piscina meravigliosa che mi è stata messa a disposizione dai miei amici USA di Clubhouse, che sono intervenuti anche in trasmissione. Sembra un salto abbastanza... Allora, sì, no, mi hanno detto, vuoi venire a farti il weekend? Vabbè, perché... se era riscaldata, sì. No, non c'è bisogno, da Miami, a Miami non c'è. Ah, beh. Per lui è stato un po'... Io ho usato un costume da bagno elegantissimo. Assolutamente di Arco Sport. Ah, assolutamente. Quello, però... tecnico. Sì, quello tecnico, sì, sì. Tu sei fortemente, sportivo. Fortemente sportivo, sì. E già solo l'idea di aver visto tutto questo sport, sì. Poi a Miami quelli brutti non ci sono, cioè come me, è vero. Quelli brutti come me non ci sono. Ah, ti dico sott'acqua? Non lo so, devono avere un armadio per metterli, sì. Sono tutti perfetti. Abbronzati. Cioè, è stato bellissimo, perché immagino. Loro immagino, sono squisiti e ti salutano anche per strada. Invece commenterei il fatto che da oggi praticamente si tornerà alle zone colorate, il Piemonte è ancora in zona rossa, soprattutto a causa del Torino, diciamo, perché Alessandra... Sul Torino ho delle notizie. Abbiamo qualche numero in meno, vabbè, poi insomma... Sì. Abbiamo abbastanza. Parlando anche con un amico del primario del pronto soccorso, non stiamo crescendo, cioè, ma stiamo mantenendo un ritmo di accesso comunque grave, perché noi una persona malata o morta è già troppo, ma sostenibile. Ecco, ma quello che io voglio dire, perché non fanno per provincia? Capisco che puoi metterli d'accordo tutti, però sotto il controllo della regione fai per provincia e lasci un po' più di libertà. Al di là che io voglio dire, dopo un anno, e ormai siamo un anno in modo conclamato, questa è chiusura, così. Apodittiche. Eh? Ti piace? Come, scusa? Apodittiche. No, aspetta. Yes, segna un attimo. Ma so che ti sei tutta la dire. Apodittiche. Dittiche. Sì. Sì, sì, ho capito, però c'è il traduttore simultaneo qui. No, è dura, ragazzi. D'altronde con queste apodittiche, sì. No? Apertura apodittiche. No, ma fa molto piacere, Sì, sì, certo. Perché c'è chi vuole, chi non vuole e chi ha apodittiche. No, allora volevamo dire che queste aperture e chiusure, dove quello davanti vende la mutanda, vende il pigiamino, vende i calzini, è aperto, anche se vende poi abbigliamento, e non c'è neanche più il pudore di nascondere la signora che esce dal camerino con la gonna, no? Beh, adesso ormai... Sì, no, ma lascia perdere. Non si anche ormai, adesso non hanno neanche più quel dubbio, ormai da questa settimana, ve lo dico già tranquillamente, commentando molti negozianti,
questi se bisogno di qualcosa andate, perché questi non muoiono di fame o comunque in qualche modo vendono, perché sì. Non si vede la via d'uscita. Qua sì. Si parla del 30 di aprile per sbloccare nuovamente ristoranti, bar e negozi. Non ce la fanno ad arrivare a tempo. No, non ce la fanno. Ve lo diciamo in modo molto chiaro. No. Hanno i pagamenti da fare, hanno... Perché poi sì, pagano, molte, aziende, questi fine mese, molte aziende si fanno dare dei bonus. Degli assegni. Si può dire? Certo, si può dire. Ma è un sistema assolutamente, non si potrebbe, ma si fa. Il problema è che se tu non paghi di questo fine mese, a settembre, le stesse ditte non ti servono più. Non ti servono più, ciao. Ecco. Poi ammesso che tu sia ancora aperto. Sì. Fermo restando che poi certi settori, alcuni settori sono più colpiti, ma e non voglio sembrare maleducato, ma ribadisco il concetto che se sei potuto andare a messa puoi andare anche al cinema, a teatro, perché io non ho visto e sono andato apposta, non vi dico dove, ma dopo una messa sono entrato in una chiesa e non stava sanificando nessuno. La mia? Nessuno. La tua mi fa piacere, sì. Mi fa piacere che ci siano. Io sono andato in una chiesa importante di Alessandria e non sanificava nessuno. Mi è stato detto per favore esca. Perché poi ha chiuso le porte. Ma io l'ho sanificato a porte chiuse. Ah, a porte chiuse, sì. Davvero. Ma è anche perché ho visto tutti i macchinari che erano lì pronti a partire. Sì, sì. Ecco, a proposito, vi ricordiamo che dopo le 8 ci sarà l'impennata. La nostra rubrica sulla MotoGP, avremo con noi la nostra amica Michela. Ecco, Carlo Maria dice che a lui è passata la fantasia di andare al ristorante, proprio anche la memoria del ristorante è svanita. Maurizio Benzi ha ragione, ecco, sì. Parla del problema degli scoperti in banca. Allora, sapete che l'EMA ha ordinato quella dei vaccini. Ha ordinato che si applicano duramente le norme relative agli scoperti di banca. Se il privato ha uno scoperto per più di 100 euro per più di 90 giorni o l'azienda ha uno scoperto per più di 90 giorni di un importo pari all'1% dell'affidamento globale, potrebbe essere segnalato alla CRIF e quindi andare a finire nel registro dei cattivi pagatori. In questo momento è follia pura. È follia pura. Follia pura. Casualmente i 90 giorni scadono anche quando avremo la fine del blocco dei licenziamenti. Le code che vedete davanti a Pane Quotidiano, a Casa Pound, a tutti gli altri, le vedrete ancora più lunghe perché la gente deve andare a mangiare. No, ma io non so. Questa Europa che ha proprio del tempismo perfetto su tutto, è un momento che io mi domando, ma vi state facendo... Allora, siamo stati in un periodo di guerra, è un anno di guerra, poi qualcheduno l'ha affrontata meglio, qualcheduno l'ha affrontata peggio, ma la Francia adesso, la Spagna prima, lasciamo perdere l'Inghilterra che adesso è uscita, ma finché non è uscita era nelle grane quanto noi o meno, la Germania viene contestata su Altezza Serenissima, la Kaiser Merkel, che non è mai stata contestata per niente, su questa storia contestata, quindi... Tutti si aspettavano meglio, di più, con più efficienza, eccetera. Quindi avete fatto un flop inenarrabile sul discorso vaccini, non stiamo a ripeterlo. Beh, abbiamo già spiegato qual è il problema. Ma vorremmo sapere chi sono i responsabili, perché voi che siete trasparenti e che date sempre a noi italiani delle bacchettate, delle lezioni, vorremmo questa lezione perfetta perché non ho visto e non ho sentito. Non si è dimesso nessuno. No, dimesso no. Per la carità. No, vero? No. Aspetta un attimo. No. Ecco, allora, voi che siete sempre perfetti, se andassero a casa 3 o 4 non sarebbe male. Sì, esatto. Adesso io non sto a dire chi, dove, come. Comunque, aprile sarà il mese della verità, quindi sì, l'accelerata o c'è adesso. E se no poi. Che indicazioni avete sulle scuole qui? Adesso parliamo di Alessandria o c'è la riapertura? Noi abbiamo la riapertura fino alla prima media, quindi la prima classe della secondaria di primo grado, da domani. Okay. E quindi insomma sostanzialmente. Siete pronti? Siamo pronti, questo sì.
e il resto delle classi in DAD. Quindi... Ancora in DAD, sì, non c'è ancora sblocco. E noi abbiamo già parlato dei mezzi pubblici di Alessandria, perché noi siamo convinti, come tanti altri, che i contagi vengano non a scuola, ma nel tragitto scuola-casa e viceversa. Quando c'è l'uso del... E qua c'è stato l'incremento delle, noi abbiamo, dei mezzi. Sì, sì, sì. E quindi su Alessandria diciamo che è stato fatto un grosso lavoro, vabbè, sempre nel quadro della regione Piemonte, su tutto questo, certo. Perché i trasporti sapete che arrivano, sono su diversi, gestiti su diversi tavoli. Come comune abbiamo partecipato, abbiamo cercato appunto con la nostra partecipata di dare il massimo. Io ritengo che la situazione, almeno come da monitoraggi, era sotto controllo, ecco, quindi, cioè, quindi prima della chiusura generalizzata. Però, tu non hai delega sui trasporti? No, il vice sindaco che ha la delega sui trasporti, i tavoli li abbiamo fatti insieme, io e il vice sindaco, cioè, sulla scuola. Sì, 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 quindi abbiamo lavorato bene e ritengo che in quel lasso di tempo sì, anche le... Se martedì prossimo riusciamo a venire, sentiremo come è andata la prima settimana di fattura, come benissimo, sì, sì. Questo sicuramente. Anche aspettiamo una percentuale di scuole a posto, non a posto. Poi sostanzialmente si va verso, speriamo, il bel tempo, a parte le piogge che ci saranno, magari previste, che è giusto che anche ci siano, perché sì, è primavera, sì, anzi, siamo già, l'agricoltura deve, chi ha seminato deve poi poter raccogliere, però... Il problema è che va contenuto anche nel fatto che a livello climatico si riesca man mano a portare più fuori i ragazzi e a viaggiare molto di più gli ambienti, quindi, e nel frattempo speriamo che appunto tutti i docenti si vaccinino, perché anche quella è una categoria, certo. Oltre a quella dei medici, è una categoria sensibile, avete, quindi bisognerebbe che... Avete dei dati riguardo il rifiuto a vaccinarsi da parte di insegnanti? Non so che ci sono questi sbavolati che sono contrari ai vaccini. La vaccinazione è su base volontaria, quindi certo. O si cambia la legge nazionale, non so, purtroppo. Non abbiamo un problema. Cioè, però io so che insomma stavano aderendo, quindi non abbiamo ancora dati definitivi, perché comunque la campagna certo. Vaccinale sta andando avanti ed ha subito rallentamenti nelle forniture dei vaccini stessi, quindi non certo. Purtroppo siamo sempre lì, intanto che non avremo anche noi una bottiglia. Nostra farmaceutica che li produce, ancora di bottiglia, abbiamo i farmacisti pronti a inoculare, ma mancano i vaccini, abbiamo un hub che potrebbe fare 600 vaccini al giorno con Alessandria e mancano i vaccini, cioè. L'organizzazione c'è, va comunque. Beh. Marco Paiocchi, il socio storico di Davide Casaleggio, vende la sua quota per 7.500 euro. Beh. La parabola della Casaleggio ora vale solo 100.000 euro. Casaleggio Associati? Sì, Casaleggio Associati. Perché comunque fa degli studi di... Manca il committente principale, quando manca... committente principale tutti i segni. Ah beh sì, perché loro portavano a casa i clienti grossi grazie alle 5 stelle. Ok, l'abbiamo capito tutto. Va bene, Europa, chi va meglio, chi va peggio, qua ci sono le analisi. Poi stiamo parlando sui giornali, diciamo che la metà della foliazione è tutta dedicata sempre al virus, alla variante, alla nuova variante EEC del Giappone, che sembra che resista ai vaccini, quindi che sia più cattiva di quello che si pensasse. Infatti qua si parla della variante giapponese. Fa Kung Fu la variante giapponese? No, perché hanno detto che è più aggressiva, allora mi stanno domandando. Ogni tanto se ne scopre una, vabbè, d'altra parte loro... Proprio, allora, io parlavo con un medico romano, che è medico all'ospedale all'isola Tiburtina, e lui diceva: la cosa strana è che da noi non è venuto un cinese a vaccinarsi. No, si vede che hanno dei vaccini diversi, sì. O non si vaccinano. Sembra che Sinovac sia arrivato in Italia tranquillamente, se lo siano fatti senza dire niente a nessuno, si sono distribuiti. Come i cinesi erano stati a casa prima dei nostri lockdown, non vedevi sì. Più in giro, sì. Vedi tutti in giro tranquillamente. Secondo. Lei diceva, se con questo spizzichi e bocconi rischiamo di non essere pronti per quando dovremo fare i richiami, perché secondo lei, non è una virologa ma è una chirurga, quindi diceva,
quando dovremo fare i richiami a ottobre, novembre, che richiami dovremo fare per la variante che ci potrebbe essere in quel momento o le possibili varianti di quel momento, eccetera, se non è già finito tutto prima, ma si accavallano le due cose, si va di male in peggio, ecco, voglio dire. Sì, infatti la velocità di somministrazione è tendente anche a quello. Cioè terza e ultima cosa, dice, se non vengono coperte le varianti, ritorniamo punta capo, che ripartirà sulle varianti un gruppo che non saremo ad oggi, non siamo in grado di creare dei cluster e di capire questa persona chi ha visto, chi non ha visto, come si chiamavano quelli che ha visto, perché poi il problema è anche quello, cioè tu immaginati di uno che passa dentro una metropolitana ed è infettato con un nuovo virus, cioè con una variante nuova, e lì se come succede a Milano piuttosto che in altre città del nord Europa, i finestrini non è che li possono tenere sempre aperti perché fa un po' freddo. È un po' freddo. Ecco, l'hanno preso in giro tanto tempo Boris Johnson, anche perché non è proprio di estrema sinistra, quindi bisogna prenderlo in giro. E più avanti con i vaccini, da questa settimana, ci saranno i tamponi gratuiti a domicilio addirittura, quindi il tracciamento del contagio sarà fatto in maniera ancora più massiva, e dal 12 riapriranno negozi pop, sta rispettando i tempi che si era dato quando ancora la pandemia era in pieno sviluppo, e qua che questi che lo prendono in giro adesso non sanno più cosa dire e ce l'hanno solo sui capelli. Leggevo che salto di pari fasca, ma è interessante, noi ci interessiamo spesso anche di ricezione, di turismo, e si dice che, c'è un articolo, un'intervista anche a Vittoria Poggio, l'assessore al turismo della regione Piemonte, esatto, che ci parla dei servizi che vengono chiesti dai turisti stranieri negli alberghi. Smart working negli alberghi, cioè gli alberghi hanno bisogno di flessibilità, di velocità, esatto. E noi conosciamo la problematica perché seguiamo un gruppo importante qui cittadino, e devo dire che questa anche mancanza di programmazione blocca in modo pesante quello che è le decisioni. Il turismo anche dall'estero, anche quello certo. Lavorativo è rallentato, e in effetti uno dei driver che bisognerà attivare da quando si potrà nuovamente viaggiare anche per lavoro saranno i servizi informatici, perché comunque lo smart working sta diventando un imperativo anche certo. Per i manager e per anche... Visto che parliamo di turismo, mi fa molto piacere poter dire che Tropea vince il titolo di Borgo dei Borghi d'Italia. Tropea è un posto meraviglioso, non so se ci sei. No, stata. Non ancora, ma vi prometto di andarci perché questa cosa mi incuriosisce appena si potrà. Perché è una roba. Parlando di turismo, la cittadella di Alessandria è chiusa. Resterà chiusa fino a che non ci sarà un allentamento delle misure. Questa comunque potete decidere voi quando aprire o non aprire. Ma su questa cosa qua sostanzialmente, perché viene considerata un po' cioè a metà strada tra museo e parco, e quindi sostanzialmente comunque, questo dovrebbe essere sindaco come autorità sanitaria a decidere in questo caso, no? Diciamo non è chiaro che tante persone vanno all'interno della cittadella per fare sport eccetera, e quindi questa è una precauzione ulteriore. Certo, però chiedevo, parlavo di turismo, dato che l'altro giorno parlavo con i turisti in un albergo qui alessandrino che volevano andare a vedere questa cittadella, non avevo sentito parlare, chiedevano se si poteva almeno andare nei fossati, no, è proprio chiusa dall'esterno, quindi... Anche perché comunque poi presidiarla all'interno eccetera è un po' un problema. Vorrei segnalarti con grande piacere. No, anch'io, dammi subito. Perché è la soluzione che io sto auspicando da anni, da quando si è parlato di vaccini. Oh là, benissimo, da capo. Allora, il cerotto e lo spray. Ho indovinato? Sì, esatto, ho perso la telecamera, mannaggia. Ecco. Vabbè, e la faccio vedere così, vaccinarsi. Cos'è successo? Ho scherzato un po' di sbagliato.
adesso prima di tutto questo è anziano, ecco qua, vaccinarsi con lo spray o il cerotto, la scelta da fare oggi, fatela oggi, perché io devo vaccinarmi in autunno, quindi ho bisogno che ci sia lo spray o il cerotto, anche un cerotto sublinguale, accetto tutto, basta che non sia sì, perché tanti comunque sublinguale, quello che avete sotto la lingua. Ah, sub... c'è un cerotto, no perché non avevo capito No, perché tu dici che fa niente. Guarda un attimo il filmato di Mariah Carey che si è fatta inoculare. Cosa è successo? Ha fatto l'acuto. Oh! È uno dei nostri. È mica tua, no? sì, siamo solo. Ecco, io voglio dire, se cortesemente avete uno zuccherino dove poter mettere sopra un contenuto, al bambino noi glielo diamo con lo zucchero. Ah sì, sì, come si fa con i bambini. Con i bambini. No, anche sì, perché sì, esatto. Lui non è per cose traumatiche, no? No, considera no. Quel buchino che viene fatto con la siringa una roba traumatica, cioè tu capisci che è una situazione, puoi vivere con un personaggio del genere. È imbarazzante. Lo so, ecco. Lei sa che ha fatto la telecamera. Devo dire che c'è qualche bravo ragazzo che insegna al proprio nipote a come sparare a 13 anni e lo zio trasforma il nipote in un killer, dice ma ti insegno, poi guarda per provare se funziona la pistola, prova a puntarla più a qualche dubbio, io non so, siamo la follia. È interessante caro. Questa notizia, io sto seguendo anche sì, no, ma lei guardi il suo giornale, lasci stare, è il nostro, lasci stare, lei sta parlando di Alessandra, andiamo a prendere l'inserzione e portiamoli negli hub. Guarda che ti portiamo a vaccinare, se non stai bravo ti portiamo a vaccinare. Andiamo in casaleggio. C'è Marietta. Ma noi abbiamo anche delle associazioni che sono veramente meritorie, che effettivamente accompagnano. Gli accompagnano. Sì, perché a volte ci sono degli anziani che non hanno il telefonino, quindi già avvisare è difficile. Poi se dovessero andare a Valenza a farsi vaccinare, hanno qualche problema. Abbiamo un esempio di una signora che per fortuna aveva Riccardo, ma c'è un problema. Certo. E poi anche questo sui giochi matematici c'è stato un peggioramento dei risultati dei ragazzi che effettivamente denunciano anche una stanchezza nella. Sì. Nella DAD comunque perché li hanno fatti con la DAD e anche quelli sì, i risultati sono stati peggiori e quindi probabilmente insomma è ovvio che magari all'interno della classe c'è un esercizio per i ragazzi c'è un scambio si insegnano delle cose anche tra di loro e quindi così, insomma così invece è il solito discorso del contatto dei ragazzi a scuola che il contatto ti porta a un certo punto chiaramente adesso effettivamente il periodo è stato lungo e dall'anno scorso ci sono queste difficoltà quindi anche nella scuola se ne risente come risultati questo può essere un campanello d'allarme. Caffè del fanciotto, l'unico caffè che ci fa tornare bambini. Tac. Oddio. Quale lui? No, sei cosa ci bagno dentro. Giovani dentro. Sai cosa mi hanno detto? Mi hanno detto come sei carino. Hanno visto delle mie foto, come sei carino. Allora, io vorrei solo che vedeste, non ho più rughe ragazzi, se mi dai la camera please, non ho più rughe, sono bellissimo, guardate. Col caffè del fanciotto. Grazie al caffè del fanciotto. Guardate l'assessore, era arrivata qui che aveva qualche lieve cappello grigio non c'è più. Non c'è più. Non solo il cappello grigio. Il lockdown del parrucchiere anche, e si vede. Sì. Ecco, non c'è parrucchiere che tenga. Qui è solo il merito del cappello del fanciotto. Sì. Ecco, guardate, bellissima come si vede. Non tanto da vicino. No, infatti stavo un po' lontano. No, c'è solo lui che legge. Solo io arrivo. Guarda. Madonna. Ragazzi, stiamo prendendo gli ascoltatori a Valanza. Sì. Ne ho persi 40-50 un paio di secondi. Vi vorrei ricordare che da oggi potete iniziare la dieta del biscotto. Con gli amici del biscotto ma non mi brucio. Allora la dieta del biscotto sì, è. Detto, sono poco vicino non riesco. Ti ho detto o la telecamera o il. Cosa vuole? Vai indietro, ma cosa un vuole? Po', vai con un po'. Vai con un po' indietro. Guarda un po' indietro. Dobbiamo poi andare bene. E non la riprendi bene, se.
I biscotti di biscotto, Giulia Alessio, cercate biscotto.it oppure le pagine social di biscotto per trovare queste meraviglie, queste piccole dolcezze che è giusto avere in casa. Non l'avevo ancora facciamo fatto. Grazie, molto gentile. Bene, intanto uno... no, grazie, perché devo parlare di Resica, concessionario Volvo Hyundai Nissan della provincia di Alessandria, la trovate a Spinetta Marengo e stiamo vedendo dei modelli elettrici e ibridi incredibili. Nuovi? Di Hyundai anche, di Nissan e ho visto anche Volvo in ricarica col plug-in, dovete andare a vedere. Il motore si poi vede il triplo di vendite di auto ibride in quest'anno e questi marchi sono al top anche nella tecnologia, quindi andate a vedere e li potete anche provare con tutte le cautele, tutte le sicurezze che Resica sa mettere in atto, quindi non c'è rischio di contagio anche provando le auto di Resica. Prego, Riccardo, su, dai. Con questi buonissimi biscotti mi vengono in mente anche il progetto del fotovoltaico con la coltivazione avveniristica di... Sì, more, ribes, mirtilli, perché sono culture che possono anche stare... Sei appassionato, io sono appassionato dei frutti di bosco. Sì, possono essere coltivate nei campi fotovoltaici. Sì, quindi parliamo di agrovoltaico, questo è il progetto della coesione territoriale, bello. Che piacere, grazie. Questa è Noemi del Melchiondi Caffè, grazie mille. Hai anche lo zucchero? Melchiondi Caffè, do il mio. Il Michele Caffè che è in via Kemba d'Alessandria è aperto per l'asporto tutti i giorni, anche dalle merende, dalle colazioni e a mezzogiorno cena. Pranzo, cena, asporto. Tante cose. Allora, aspetta, avete preso il prete per terra, ragazzi. Avete mangiato qui, no? Voi. Sì, hanno fatto festa, non so che si può, no? Cioè, abbiamo invitato parenti, amici. Quanti eravate con i plate qui? Una trentina, no? Anche qua. Mi hanno detto che ha visto delle foto bellissime. Bella grigliata, ricordiamo Lotus Grill. Della coltura di Voglio, mi prendi sempre. No, ma io cerco di farti diventare dinamico, se no. Sì, dinamico. Allora, io vorrei sapere il piatto del giorno. Il mio piatto oggi è il filettino di trota salmonata con asparagi, taccole e una cremina di pisellini sotto. E una cremina? Di pisellini sotto. Di pisellini. Vabbè, lega. Con la trota salmonata. Con le taccole. Con le taccole, trota salmonata. Ma sai, sono questi gusti. Sì, questo. Va bene, allora io vorrei se dovrei ordinare più in fretta dice il piatto di Noemi. Il piatto di Noemi. Grazie, ciao. Allora volevo ricordare www.teleriaboido.it se volete anche un grill da fare la grigliata in casa senza fumo o gli accessori per poter grigliare o poter cucinare. Senza pochissimo fumo. Senza fumo, sì, esatto. L'ho fatta ieri sul balcone e non sono anche venuti i carabinieri ad arrestarmi. No? Come i vigili del fuoco. Ma scusa, ma cosa hai cucinato di buono? Pesce. Ah, mio signore. E lui e noi gli spiedini invece, sì. Le costine. Tanta roba. Scusi, e il pesce qual era di grazia? No, gamberoni, totali. Una cosina. Una bella bistecca di pesce spada, gliela vuoi togliere. No, certo. Poi però avevo anche dei salamini di vacca che mi hanno regalato alla fine, li ho messo su. Così ha fatto un misto. Quello era per il personale. Come Maria Monti pesci. I salamini di vacca erano per il personale? No, il personale mi ha dato le bucce dei salamini di vacca. Era il personale. Adesso... No, era così perché... A volte lo paghiamo già. Quindi come mai non ha fatto fumo? Perché il Lotus Grill non fa fumo. Te lo spiego un attimo come funziona. Non apri l'immagine. È una griglia che si può anche spostare a doppio corpo, quindi praticamente all'interno c'è la possibilità, c'è questo bruciatore che fa fumo, che fa fuoco, che si scalda in 2 minuti, è già calda, si usa un legno speciale apposta per l'autoscritto che non fa fumo, un raggio, e alla griglia sopra, quindi tu praticamente puoi anche spostarla quando è calda, quindi non c'è problema, e lo metti. Ecco, il fumo può fare al massimo il grasso nel momento in cui brucia sul momento, però tu sotto hai anche una vasca con un po' di acqua. Non faccia così che non è bello.
cioè a una vasca, una vasca. Ma anche questo segna male, sì. Suona male, sì. una vasca. Una vasca. Nel quale mette un pochino d'acqua che smorza. Ma anche se lei non lo fa con le mani, dice una vasca. Però per far capire magari non. Ma noi italiani non riusciamo, sì, a tenere le mani. In seconda, comunque, no? Provatelo, provatelo, perché è fantastico. Sì. Devo dire che tutti quelli che l'hanno preso, io conosco un po' di persone che ce l'hanno e mi hanno detto proprio una meraviglia. Andate su www.coltelleboido.it oppure sulle pagine social. Allora, bene, bene. Qui c'è tutto un giro di spie contro spie, cose, minate. Roberto Gamboni chiede se il cantone parliamo. Forse per diventare belli così deve pagare per forza. Questo è un nettare, è una cosa che. Come buono veramente. Scusa, scusa Roberto, siccome io sono amico di del senatore Razzi, fatti di caffè. Fatti di caffè tuo. Il caffè tuo. Lascia stare, se noi paghiamo non paghiamo. Fatti un caffettino di prima mattina. Dai. Va bene. No, no, ci che pagare? Pagare niente. Pagare. Flavio se è arrivato. Era resistito, perché era preoccupato che aveva un weekend con Mirellina. Hai visto Mirellina? C'è una foto da giovane che è buonino. Hai visto che è buonino? Sì. Te la sei presa bella sgardolina, Flavio. Sì. Comunque Mirellina era veramente tanta roba, sì. E poi c'aveva anche il costume un po' abbassato. Il costume non lo so. No, io ho guardato. Ho guardato. Va bene, dai, arrivano in Libia con Di Maio porco, caro. No. Per rilanciare con Di Maio l'economia, parlo in inglese. Con Off Maio, cioè con Off Maio vogliono rilanciare l'economia e l'alleanza. Ho letto un'analisi interessante di un politologo sulla edizione domenicale non mi ricordo se del Corriere della Repubblica, che diceva che Draghi va a cercare di ricostruire una situazione disastrosa lasciata da Giuseppe e Mario, cioè due incapaci anche della politica estera che hanno distrutto il rapporto con la Libia, sono andati solo là a fare delle fotografie per far liberare i nostri pescatori dopo aver concesso tutto quello che volevano ai libici, e adesso sta cercando di andare a far vedere che l'Italia non è solo all'alfabetismo e storie da raccontare, ma a qualcosa di concreto. Auguri, non la vedo tanto facile. Magari va anche Off Stefano a supportare, perché lui è una delega per il Medio Oriente, lui sa dov'è Beirut e dov'è la Libia, quindi è uno veramente bravo. Allora, giustamente Roberto dice, ma allora siete degli sconcordi, ce lo dici in dialetto alessandrino. Sì, certo Roberto. Sì, ma adesso siamo alessandrini. Il principio è quello, no? Abbiamo preso tutti lezioni da Cairo. A proposito. E ce l'ha sempre. Sì. Vabbè, ma qui se non si parla un minimo di calcio. A proposito, vorrei parlare un attimo. Guarda un po' se c'è la Michi. Non c'era ancora prima. Guardato prima. Hai guardato? Sì. Si parla di non c'è perché lei ha sempre connessioni molto complicate, quindi sì. È impennata, lei vive impennata. Vabbè, a parte quello, devo dire che il derby, complimentone anche agli arbitri, stavolta avete rubato di nuovo a favore dei Rigadini, come sempre. Avremmo dovuto avere un rigore prima, Chiesa doveva essere espulso per l'entrata cannibale che ha fatto a piede a martello, ma a piede a martello è solo per gli altri. Solo per gli altri. Adesso si comincia a contestare un po' la gestione della società, ho visto. Devo dire che vorrei contestarla anch'io dopo 9 vittorie consecutive, 8. 9 campionati, sì. 9 campionati, alcuni un po'. No? Con sempre un po'. Non è un tiro che non parlo. Allora, ecco, missili e basi e soldati. Allora, io voglio dire, ma se uno adotta il passaggio a nord, perché è una brava persona, certo, vuol consumare meno carburante, certo, meno un filantro. Meno, sì. Inquinare di meno, esatto. Come zio Gradi. Esatto. Che per noi è un lume tutelare. Allora,
Io vorrei capire perché gli altri si devono arrabbiare. Allora dovete imparare. Sono idiosi della sua bontà. Sì. Vabbè, però il 40% delle riserve globali di idrocarburi si trova nella regione artica. Capisci quindi, perché resta là? Diciamo che la filantropia è un po' un attimo. Sì, allora, come dire. Zio Vladi non l'abbiamo ancora istruito. Non ti preoccupare. Sì. Adesso, perché non accendere il tè, no, il puntino rosso non ancora, no. Il colonio fa male, non ancora, è nuova, non è nostra nuova. Amica, è nostra amica, poi è assessore, poi non ha mai parlato male di te, no, con noi parla solo apprezzandoci, amici russi, sì. Ecco, no, quando volevo parlare invece questa è una cosa importante, mia, ho avuto quello. Visto che hai dei figli giovani e mio figlio per fortuna non lo fa, scatto 100 orari di 3 amici morti in diretta a Instagram. Cioè, terribile. Questo, devono stare molto attenti. Cosa stanno facendo? Esatto, è una cosa che veramente spaventa. E per una cosa che i giovani lo fanno, però siamo stati tutti giovani. Poi dobbiamo istruire questi ragazzi che. Non è così che si deve morire, ecco. 100 più sport e meno social. Wow. Facciamo più sport e meno social, che adesso è uno sport all'aria aperta, però cerchiamo di fare quello che si può. Ma si possono fare tante cose. Certo, all'aria aperta sì, tanto. Infatti, quindi bisogna. Non necessariamente bisogna essere tutti con la tutina in palestra a fare big gym. Sì, esatto, pesistica. Ecco. Si possono fare tante cose come la bicicletta, per esempio. Potrebbero andare, per esempio, quando poi uno sport che costa pochissimo e ci si diverte tantissimo. Sì. Noi poi abbiamo uno sport speciale che è il sottotavola. Sottotavola che è meraviglioso, se vuoi. Vabbè, l'abbiamo fatto adesso Pasqua e Pasquetta, però esatto, adesso pian pianino riprendiamo anche. Ci dove hai mangiato a Pasquetta? Ah, io grigliata. Pasqua però gli agnolotti della mamma, quindi si scappa. Una cosa meravigliosa. Sono due volte l'anno, quindi sì, Natale, sì. Pasqua e gli agnolotti si della scappa. Chi brodo, un brodo. Chi non avesse avuto sua mamma poteva andare ai due buoi dove esatto, era sempre con lo spot di Marco dice, lei è mica parente, dice no, non so, allora ha diritto ad avere lo spot. Ha gli agnolotti, quindi può avere lo spot e comunque il delivery è sempre aperto ai due buoi. Marco Molaro ha due menù meravigliosi che potete trovare sul sito www.buoi.it oppure sulle pagine social. Approfittatene perché tutti i giorni della settimana è possibile avere queste delizie a casa, come mi fa piacere. E ancora volevo ricordare che se avete portato a casa i piatti da sport di Marco Molaro dovete poterli scaldare in una bellissima cucina chic, magari nel beneficio Bosch. Certo, allora anche le stanzette per i bambini stanno dando la grande, ma soprattutto la Fabita. Sì, Fabita. La piastra che ti invita. Mamma mia, che battuta. Anni 60. Fabita è una nuova piastra a induzione che è anche un oggetto di design, potete appenderlo al muro e poi utilizzarla alla bisogna, magari anche all'aperto, se avete un balcone coperto, questa. Salutiamo anche Davide Capozzo Grassano che ci saluta dopo i bagordi. Benvenuto. Catcalling, sì. Adesso il nuovo termine che sta andando di moda è il famoso fischio che facevate voi i vitelloni alle ragazze o i clienti. Adesso non piace più, come sempre. Come si chiama quello? Catcalling. Come fai con i gattini? Sì. Micio così, no? Ecco, per una volta. Che bambola! E qua, ecco, sta diventando, nei periodi di MeToo, sta diventando una cosa spaventosa. Una volta so che veniva fatto, io non l'ho mai fatto, però c'erano anche delle canzoni in America che ricordavano questa cosa. Vorrei ricordare Fred Buscaglione che ti fece un successo esatto, clamoroso. E poi voglio anche dire che noi Boomer sì, noi siamo andati Boomer per quella atomica degli anni 45 no, ma adesso ormai definiscono Boomer già anche noi, mi dispiace per lei, ma non c'è generazione, le generazioni nuove, ho sentito che dicevano Boomer a uno anche un po' più giovane di lei, comunque devo dire che la situazione
per noi è sgradevolissimo, noi abbiamo sempre fatto dei complimenti alle signore. Ma come il tempo di MeToo, no? Il bacio a mano, cioè già il bacio a mano per esempio è un po' aggressivo, è un po' aggressivo perché ti prendi la mano, non è, allora, non è che gliela devi staccare, la mano, non è che vuoi. No, però voglio dire. Il bacio a mano è un gesto veramente signorile. Grazie, grazie. Veramente, grazie. Così, di classe. E beh, è chiaro che in questo momento. Sempre fatto. E in questo momento. Non so dove va a finire, cioè, ha aperto la croata. Cioè, è durissima, però. No, è durissima. E poi anche l'abbraccio, che è un momento così conviviale. Che manca, che manca molto. Te lo stai scappando perché effettivamente lui è una cosa. E infine il bacio. Perché il passaggio è bacio a mano, abbraccio, bacio, cioè un'escalation, diciamo. Sì, sì, anche di profumi, di aromi, cioè tu senti per esempio una bellissima donna che è profumata, cioè, puoi non darle un bacio in modo così. Vabbè, insomma, come si dice, il corteggiatore italiano è danneggiato al massimo, tra MeToo e pandemia, adesso non sai più come fare, dice scusi. Vorrei no, tra l'altro è una, no, veramente è un grosso problema che ci porteremo dietro per qualche tempo, quando finalmente potremo nuovamente adottare tutta una serie di comportamenti sociali che comunque erano quelli della vicinanza, però non saranno più quelli di una volta. Non saranno quelli più di una volta, perché anche adesso chi tende a darti una mano, cioè in quel momento tu lo percepisci in una maniera molto, molto diversa, sì, stravolgente, sì, sì, quindi sì, sì. Ma in effetti si diceva che in Giappone fosse già così e che fosse diventata poi un'abitudine di rispetto, non toccarsi, comunque andare sempre con la mascherina, probabilmente ci abitueremo anche noi a... Ormai, ecco, io ho sempre fatto fatica a non salutare dando la mano alla persona, adesso piuttosto tinchini, ma è diventato anche per quelli che l'avevano un po' in maniera intemerata di salutare in quel modo. Data l'abitudine, stiamo cambiando. Ecco, stiamo cambiando abitudini ed è anche brutto pensarlo, che comunque stiamo cambiando queste abitudini. Sì. Allora, noi ne siamo passati nella nostra generazione, Riccardo, sì, da due eventi che hanno cambiato i paradigmi che c'erano da dopo la guerra. Dell'11 settembre ne abbiamo già parlato a fondo e il modo di viaggiare o di guardare gli altri è cambiato e questo virus sta cambiando anche il modo di guardare da vicino. Cioè le stesse persone che prima incontravi. Cioè, se notate alcuni degli stilemi che c'erano una volta, le abitudini di comportamento di una volta, stanno cambiando a seguito di questi eventi, i tecnici li chiamerebbero epocali. È una cosa da considerare, da valutare, gli psicologi vanno tanto da lavorare. E anche gli antropologi culturali, perché sono nuovi standard culturali. Volevo chiederti una cosa, il Financial Times elogia gli sforzi del nostro paese per sentenze, protocolli e tentativi di riforma. Il ministro ora un tavolo con Amazon, l'Italia laboratorio per gig economy. Gig economy, sì, sì. Gig economy. Sì. Le cose che abbiamo fatto nei programmi di economia con il professore dell'università. Ecco, allora per tutelare i rider. Allora, gig economy, no, spieghiamo un attimo cos'è, sì, sono quei lavoretti che vengono fatti, cioè praticamente ti danno una mancetta, una volta erano gig, era un piccolo incarico al jazzista che suonava magari una sera sola in un locale, qua adesso chiamano quello dei rider, gli lavoretti di potatura così fatti dai ragazzini, ecco. E sta diventando un paradigma importante la gig economy, perché si parlava dei radio di Glovo, comunque degli altri gruppi, adesso li stanno settorializzando e contrattualizzando, però ecco, la gig economy comunque tiene in piedi anche tanta gente, quelli che hanno perso lavoro, quelli che hanno bisogno di guadagnare qualcosa. Purtroppo è una situazione così. Invece volevo ricordare che per chi ha un bisogno diverso, non quello di mangiare, ma quello di vivere bene, può trovare l'alloggio che vuole o l'ufficio che gli serve o la fabbrica che gli serve da Giorgio Repetto, l'agenzia immobiliare che è in via Piacenza, angolo via Trotti, sempre aperta, appuntamento al 347 45 15 17 6. E siete garantiti della sanificazione dei locali, quindi se avete qualche esigenza potete risolverla sicuramente in quel modo. Invece esigenza di mangiare bene, con il menù della cascinotta da sport
o da delivery lo potete trovare sulle loro pagine web. Dal 31 marzo pranzo e cena c'è un menù d'asporto con un box meraviglioso a 15 euro, un box ecosostenibile anche con le posate riciclabili, quindi certo. Compostabili, scusate, per cui non dimenticatevi mai della scimota. Oh, qua stiamo parlando, io ho il voto di fiducia, vabbè, io devo parlare più di calcio, poi non ecco, vorrei dire che ormai l'Inter ha vinto il campionato, potremmo anche sospendere. Si poteva anche fare, ma no, hanno bisogno di soldi. Ma risparmiano le trasferte. Le tanto lo stipendio non li paga l'Inter. L'Inter non paga gli stipendi. Infatti il sistema cinese ha vinto ancora una volta. Sì, ancora una volta. Quello delle scatole. Guarda che è arrivato Fabio Segatti. Oh là là. Oh, buongiorno. Buongiorno. Ben alzato, complimenti. Allora, Formula 1 a Silverstone, la gara sprint del sabato, il venerdì le prove libere e la qualifica per la gara sprint del sabato, che stabilirà la griglia di partenza. Vabbè, stanno tentando di far diventare divertente quello che è lo sport ormai diventato più noioso in assoluto. Quale? La Formula 1. Sì. Una noia mortale. Anche se ho letto un articolo che anche le moto per i progressi tecnici elettronici e tutto stanno diventando un pochino meno selvaggi di una volta. Ragazzi, se avete visto le pieghe di domenica, no, non sto parlando. C'erano delle pieghe. Dicono le prestazioni della moto. Breaking news, per cortesia dell'acqua, grazie. Ma sì, dai, sono ancora 4 minuti. No, va bene, c'è un blocco qui. Io volevo sempre per finire. Scusa, c'è Sinas che ci ha dato delle gioie immense nell'ultima partita della finale, purtroppo ha perso contro questo polacco. Per una volta si è dimostrato un pochino più umano, l'ha perso perché si è nervosito, 19 anni nella finale del Master 1000. No, devo dire tanta roba, è al 22esimo posto. È tempo di parlare. Io inviterei a giudicare Sinner il buon Scanzi, che quando aveva visto giocare con i tempi Federer aveva detto che secondo lui quello non avrebbe fatto tanta strada con lo svizzero. Quindi fidiamoci di Scanzi, perché è uno che ne sa. Invece volevo segnalarvi il mio idolo di sempre, c'è un articolo interessante Scanzi sull'economia, Bill Wang. Di sempre si è fatto costare 50 miliardi dalle banche, poi le ha fregate, quindi è diventato veramente il mio idolo. Perché certo, come si chiama questo benefattore? Bill Wang, col fondo Archegos, che era una specie di multilivello, ha fatto un po' di investimenti un po' pasticciati. Comunque 50 miliardi di prestiti dalle banche che non sono riusciti a accorgersi che lui l'aveva fatto, poi gli spiego anche come ha fatto. Ma le banche sono cinesi? No, tutto il mondo, che ha beccato anche Goldman Sachs, l'ha beccato un po' tutte, sono contento. Io fino adesso ho conosciuto solo gente che ha rovinato dalle banche, una volta che uno rovini le banche diventa il mio idolo, qua sono tutti capaci. Sempre per finire il discorso dello sport, quinta Olimpiade per la nostra grandissima campionessa di nuoto, no? Sì. Insomma, 5 Olimpiadi, ragazzi, vuol dire aver nuotato miliardi di chilometri per allenarsi, e questo solo la Pellegrini poteva darci una gioia di questo tipo. Sì, nelle notizie invece qui del territorio, il taxi su un po' che portava i ragazzi a trovare le mondine. C'era questo sistema di andare e vieni. Che era meraviglioso. Ecco, ma perché non fate diventare navigabile un tratto, il Tanaro? Sì, sarebbe bello. Sarebbe bello perché almeno il tratto qui non è neanche con rapide particolari, no? Da Solero in avanti. Questo è il comune di Gabbiano che vuole riattivare il traghetto sul Po. Sono tante le iniziative di questo tipo. Allora sarebbe bello anche un bel balcone su quale mangiare. È un fatto buono. Sarebbe una cosa una roba interessante e magari sarebbe anche attrattivo per il turismo interessante. In un'ora solo ti vorrei. Certo, anche quello. No? Che vengono da fuori possono andare a creare delle attrattive, se no. Sì, infatti, poi qualcosa di tipico. Bello ritrovamento di due quadri del Moncalvo.
in soffitta. In una soffitta, sembra una storia inventata, ma è vera. In condizioni o rovinate? No, sembra che comunque siano, cioè nel senso, sì, siano stati, erano avvolti in una tela, quindi, eccetera, adesso devono essere comunque, sì, però comunque valorizzati. È stato apprezzabile. Queste comunque sono le fotografie, si vede, si capisce che... Sì, sì, sì. Sono ancora abbastanza una ricchezza in salute, esatto, che viene ritrovato. Bene ragazzi, sono le 8.30 del martedì 6 di aprile, che purtroppo è finito. Ringraziamo Silvia Stanni di essere stato grazie dell'invito vostro. Ma, e martedì è un piacere. Quando riesci martedì sei di nuovo qui, perché ci devi dire delle scuole, tutte le volte devo dire delle scuole, poi parlo d'altro, me lo tengo di riserva. Vabbè, mamma, no, adesso che te, no, sì, volete puoi parlare anche di Rolling Stone, non so. Sì, sì, beh, certo. Why not? Noi ci vediamo domattina alle 7.30 con e ricordando che l'assessore non vuol pensieri, esatto. Il ricco è ricco, e se volete fare turisti in Piemonte venite ad Alessandria. Ciao. Grazie. Ciao.